che si viva sempre fecondo. La 17ª edizione di Tornareccio Regina di Miele, nonostante l'incertezza del tempo, si è svolta con un ottimo bilancio. Il centro storico, con i tanti stand gastronomici e di prodotti artigianali, ha attratto tantissimi visitatori che hanno apprezzato anche i bellissimi mosaici. Due giornate intense con il taglio del nastro, fatto dal sindaco Nicola Iannone insieme all'amministrazione comunale, all'assessore al turismo della regione Abruzzo Daniele Damario e alla consigliera regionale Sabrina Bocchino, con la partecipazione della pattuglia a cavallo del raggruppamento Carabinieri Biodiversità di Castel di Sangro. Il miele, ovviamente, è stato protagonista dell'evento, ma a rendere speciale la manifestazione ci sono state tante iniziative. I mini tour gratuiti a cura dell'Associazione Amici del Mosaico Artistico per poter ammirare il museo a cielo aperto a Tornareccio. La presentazione del gin al sapore di miele d'arancia a cura dell'apicoltura Luca Finocchio in collaborazione con Sagarese Cocktail & Dreams. Il coinvolgente spettacolo di Maxi Manzo, artista italo-argentino di origini tornarecciane e coordinatore per l'Abruzzo, nominato dal Ministero degli Esteri nell'ambito del progetto sul turismo delle radici, che ha accompagnato il pubblico in un emozionante viaggio tra radici e tradizioni, raccontando la storia di sua nonna Dora e di tanti emigranti che hanno lasciato l'Italia alla ricerca di fortuna. Manzo si è esibito con la partecipazione del maestro Danilo Di Paolo Nicola. Tornareccio, Regina di Miele, 17ª edizione. Due giornate belle, intense, protagonista il miele, sindaco di Tornareccio Nicola Iannone. Insomma, Tornareccio è miele. E dolcezza soprattutto. Stiamo ultimando le due giornate della nostra chicca, diciamo, la Tornareccio Regina di Miele. Siamo la capitale, ce lo dicono tutti. Oggi al convegno ci diceva il direttore dell'osservatorio che siamo la capitale d'Italia del miele, quindi per me è un onore e sono contento. La manifestazione è riuscita, sono contento. Del convegno al quale lei faceva riferimento, e c'è sempre ogni anno un convegno per approfondire le varie tematiche del mondo dell'apicoltura, abbiamo anche visto che ci sono stati quest'anno ben 5 aziende salite sul podio per il concorso nazionale, che hanno ottenuto 3 gocce d'oro, e poi tantissime altre aziende premiate con 2 gocce, 1 goccia. Che soddisfazione! Come è stato ripetuto al convegno, noi siamo partner dell'osservatorio di Castel San Pietro. La settimana scorsa sono stato a Castel San Pietro e è stato un onore per me premiare direttamente 5 aziende abruzzesi a livello nazionale, quindi l'importanza delle 3 gocce d'oro non sta a me dirlo, perché chi riceve quei premi c'è la qualità veramente del prodotto. Quindi al di là delle premiazioni nazionali, oggi noi abbiamo premiato le eccellenze dell'Abruzzo, quindi ancora Tornareccio ha preso le gocce. Quindi chiaramente si chiude l'edizione di Regina di Miele, edizione 2023, però restano questi bellissimi percorsi con i mosaici ispirati al mondo, anche al mondo delle api, restano le tante aziende visitabili sempre con i loro prodotti da degustare. Beh sì, noi come amministrazione chiaramente siamo orgogliosi di organizzare, ecco, Regina di Miele, ma poi voglio citare anche gli altri eventi, quale ha citato già un mosaico per Tornareccio e Tornareccio Music Camp. Abbiamo queste 3 manifestazioni per ospitare chi vuole venire qui a Tornareccio.
facciamo di tutto per, come si dice, veicolare un po' il turismo dal litorale, dalla costa, a venire nell'entroterra, perché abbiamo veramente tante bellezze. E poi soprattutto oggi si è discusso tutta questa biodiversità che noi abbiamo. Siamo circondati da verde, due terzi del nostro territorio è di bosco e vegetazione, quindi sono orgoglioso e ripeto, do l'appuntamento ai prossimi eventi e chiaramente a Regina di Miele dell'anno prossimo. E ogni anno qui a Tornareccia, a Regina di Miele, si fa il punto su quello che è l'apicoltura in Italia. Abbiamo Giancarlo Naldi, che è direttore dell'Osservatorio Nazionale Miele. Come intanto partiamo da quello che può essere l'andamento della produzione del 2023? Sì, la produzione del 2023 è stata contrassegnata da una forte crisi primaverile, cioè tutte le fioriture primaverili nella generalità del paese, quindi la acacia al nord, al centro, e l'agrumi al sud. E il cambiamento climatico ha colpito veramente in modo molto pesante, un impatto che ha determinato la quasi assenza di acacia, mille fiori primaverili, altre fioriture primaverili e l'agrumi. Con qualche ripresa alla fine della stagione primaverile, quando gli apicoltori erano riusciti a mantenere in vita le famiglie dal pericolo di morte di fame con la nutrizione di soccorso. Per quanto riguarda le criticità, ovviamente una è quella del clima, però per quanto riguarda il mercato? Ecco, sul piano del mercato è incredibile, perché quando l'offerta cala, come in quest'anno dove la produzione è scarsa, ci si aspetterebbe di non avere problemi a vendere il miele che si produce. Invece c'è una grave crisi anche di mercato, con prezzi che ristagnano e difficoltà a vendere il miele. Parliamo del concorso, il Tre Gocce d'Oro? Il concorso Tre Gocce d'Oro è una delle componenti di valorizzazione, cioè serve soprattutto a fare migliorare la produzione da parte degli apicoltori, ma serve tantissimo per mettere in valore questi mieli. E Tornareccia è una gemma da questo punto di vista, perché ha raccolto ben 5 riconoscimenti, 3 gocce d'oro su 20 in Italia. Luigi Iacovanelli, che è presidente dell'Associazione Apicoltori Professionisti d'Abruzzo. Il punto della situazione ogni anno si fa qui, a Tornareccia. Sì, ogni anno c'è questa manifestazione molto importante, e quindi dobbiamo ringraziare il sindaco del comune di Tornareccia, che ogni anno ci dà questa opportunità, occasione per portare alla luce problematiche, ma anche far conoscere il prodotto miele, perché sappiamo che il prodotto miele non è valorizzato da un punto di vista. Il consumo familiare si attesta sotto i 2 kg, quindi diciamo è irrisorio. E attraverso queste manifestazioni cerchiamo di far capire che il miele non si usa solo ed esclusivamente, come ci diceva la nonna, per la gola, ma è un alimento a tutti gli effetti, deve essere utilizzato. L'altro ieri mi trovavo con l'Accademia della Cucina e c'erano chef stellati che iniziano comunque a fare miele elemento di tante pietanze che fanno, quindi, e questo è importante, perché 20 anni fa non immaginavamo mai che potessero essere attratti da questo alimento che è il miele. Oggi c'è anche la premiazione di un concorso. Il concorso è a livello nazionale, si svolge a Castel San Pietro Terme, e i mieli d'Italia. Un concorso che si fa da tantissimi anni, e quest'anno i campioni che hanno partecipato di tutta l'Italia sono oltre 1200 campioni.
nonostante le problematiche ambientali che abbiamo avuto e quindi scarse produzioni, gli apicoltori hanno inviato i campioni perché è un test qualitativo per loro. Poi c'è un feedback di ritorno, cioè vale a dire che il produttore manda il miele, viene analizzato sotto tutti i punti di vista, sia da un punto di vista visivo, olfattivo, poi da un punto di vista organolettico. L'Abruzzo? In Abruzzo abbiamo avuto 140 campioni inviati. Di questi 140 campioni, 30 sono stati premiati con 2 gocce d'oro e 1 goccia d'oro, un livello inferiore. Però quest'anno abbiamo fatto un botto, perché su 20 campioni a livello nazionale che hanno avuto 3 gocce, l'Abruzzo ne ha avuto 5. Quindi 5 riconoscimenti, quindi noi siamo sul podio per 5 volte. Sono 5 i grandi mieli abruzzesi che hanno ottenuto le 3 gocce d'oro grandi mieli d'Italia. Il miele di agrumi dell'Adi Apicoltura di Piero Iacovanelli di Tornareccio, il miele di coriandolo prodotto dall'apicoltura Delizie dell'Alveare di Carmine Finocchio di Tornareccio, il miele di marruca dell'apicoltura Maggiolino Angelo di Atessa, il miele mille fiori dell'apicoltura Emilio Iacovanelli di Atessa, il miele di timo arbustivo dell'azienda Sangro Salento di Cinzia Montinari di Atessa. Onorevole Alberto Bagnai, qui è la patria degli apicoltori, siamo a Tornareccio e non mancano momenti di approfondimento su quella che è la realtà dell'apicoltura in Abruzzo ma anche in Italia. Regina di Miele è sempre un appuntamento particolarmente interessante, oltre a essere piacevole per il contatto con le aziende, negli stand, per la possibilità di essere stimolati ad assaggiare nuovi prodotti, ma l'edizione di quest'anno è stata caratterizzata da relazioni molto molto approfondite sulla situazione del mercato dell'apicoltura e in particolare sulla struttura dei costi che i produttori devono sostenere, con una serie di suggerimenti anche concreti e di interventi che attraverso il Ministero dell'Agricoltura, il sottosegretario Deramo, attraverso anche tanti tavoli tecnici che hanno preceduto questo, che è un momento più in qualche modo gioioso, no? Con la premiazione dei produttori che si sono visti attribuire 1, 2 o 3 gocce d'oro, abbiamo analizzato nel corso di questa stagione che purtroppo anche per il settore dell'apicoltura è stata particolarmente difficoltosa per colpa di vicende meteorologiche che tutti conosciamo. Assessore Nicola Campitelli, qui si è parlato anche di energia in questo comparto dell'apicoltura e lei ha sottolineato anche ciò che sta facendo la Regione in tal senso. Sì, innanzitutto mi voglio complimentare con tutti quanti i produttori di miele abruzzesi che hanno fatto, come dire, conoscere la nostra regione anche oltre i nostri confini, quindi con risultati importanti che sono stati raggiunti. Poi si parla di energia, la resa del miele dipende anche dall'energia e proprio rispetto a questo noi come Regione Abruzzo siamo assolutamente una regione all'avanguardia. Proprio è notizia di ieri che comunque è stato firmato il decreto da parte del ministro Fratin rispetto quindi allo sblocca rinnovabili e noi come Regione Abruzzo siamo assolutamente tra le primissime regioni in Italia rispetto alla capacità rinnovabile attuale e quindi siamo tra le regioni che devono entro il 2030 produrre di meno. Quindi significa che tutto ciò che è stato fatto bene e con una visione lungimirante. Noi ci crediamo, ci siamo assolutamente una regione che sta guardando verso il futuro, vogliamo che questa transizione energetica rappresenti un'opportunità e non uno stillicidio per gli abruzzesi. Fabrizio Montepara, consigliere regionale, qui è proprio la patria del miele, Tornareccio, come la regione viene incontro al mondo dell'apicoltura? Intanto ecco, volevo dire che la regione è vicina al mondo del miele perché è comunque vicina a tutti i produttori nei vari campi. E poi in maniera speciale per tutte quelle che sono, perlomeno per quanto mi riguarda, per quelle che sono le attività legate al territorio, alla produzione di prodotti che raffigurano e danno l'immagine proprio della città, della comunità.
Noi con l'assestamento di bilancio che abbiamo fatto, approvato a settembre, abbiamo stanziato circa 1 milione di euro, proprio perché purtroppo quest'anno, ecco, con le piogge, con il cambiamento di questo clima che quest'anno si è avverato nel nostro territorio, i nostri apicoltori hanno avuto grosse e hanno ancora grosse difficoltà. Per cui la Regione ha voluto dare un segnale, certo non esaustivo, che non va a completare tutti i danni che questo clima ha prodotto per la produzione di miele, però questo a significare comunque che la vicinanza e considerare l'importanza del ruolo e delle attività che loro svolgono, ricordando che il mondo senza api è un mondo che non ci può essere. Giuseppe Cefalo, presidente di UNAPI, che è un'associazione che raccoglie un po' alcune delle associazioni italiane di apicoltori. Il problema anche in questo mondo è quello delle variazioni climatiche. Quali sono le richieste che voi ponete al governo? Le condizioni climatiche è uno dei problemi, sicuramente quello più urgente e pesante. Semplicemente chiediamo che la nutrizione di soccorso venga inserita nell'ambito dell'intervento settoriale. Il Ministero si deve impegnare per portare questa battaglia agli organi di Bruxelles. Chiediamo che nella legge finanziaria o di stabilità del 2024 vengano allocate risorse per il ristoro dell'aumento dei costi di produzione delle aziende apistiche. Chiediamo che insieme al Ministero venga concordata una campagna mediatica di promozione all'uso e alla diversificazione del consumo del miele italiano. Ai ai va a correre l'acqua, sorgenti di...